Grazie Presidente. 3 minuti, mi scusi collega. Presidente, la trasparenza nelle istituzioni e delle istituzioni è il primo strumento di prevenzione e di contrasto della corruzione, del malaffare e in generale, Presidente, di tutte le mafie. E su questo regolamento, lo voglio dire in modo chiaro, non mette alcun bavaglio e non arretra di un centimetro sul tema della trasparenza, Presidente. Non è un caso che all'interno dell'amministrazione capitolina la direzione che si occupa di questo tema si chiami direzione che trasparenza e anticorruzione. Presidente, il futuro di questa città, visto che viene sempre detto che il Movimento 5 Stelle non propone un futuro a questa città, in realtà lo ha proposto quando si è presentato nel 2016. E lo ha proposto nel proprio programma elettorale, quello del Movimento 5 Stelle, che poi è confluito nelle linee programmatiche di governo. Io voglio leggervi un passaggio, Presidente, per capire se effettivamente quello che noi oggi stiamo votando è conforme o meno al programma del Movimento 5 Stelle. L'amministrazione a 5 Stelle dovrà garantire accessibilità totale alle informazioni sulla propria organizzazione e attività affinché il cittadino possa conoscere, controllare e valutare l'operato dei propri portavoce e dei rappresentanti politici. Il Movimento 5 Stelle intende promuovere un percorso di cambiamento culturale che deve andare ben oltre il semplice adempimento legislativo. In Commissione Roma Capitale, che ho l'onore di presiedere, Presidente, abbiamo approvato due emendamenti importanti che poi sono stati approvati in Assemblea Capitolina. Il primo riguardava proprio quello di formulare e dare la possibilità ai cittadini di conoscere l'operato dei propri rappresentanti e quindi non c'è alcun tipo di bavaglio e la trasparenza continua a brillare su questa città con questo regolamento, Presidente. Il secondo che abbiamo presentato e approvato riguarda gli open data, la possibilità quindi di conoscere effettivamente cosa i singoli consiglieri hanno votato, quali sono gli atti che hanno presentato e così via. Quindi da questo punto di vista io non vedo alcun bavaglio, non vedo alcuna limitazione, vedo in realtà una riforma e su questo ringrazio l'assessora Flavia Marzano che nel corso di questi anni, anche della sua carriera, ha sempre portato avanti il tema della trasparenza. Abbiamo fatto degli emendamenti, tra l'altro in commissione come vuole la democrazia e quindi di fatto anche con la partecipazione delle opposizioni, e devo dare atto che anche in commissione c'è stata una collaborazione su questo tema. Anche se mi dispiace della non partecipazione o delle dichiarazioni che sono state fatte, chi continua a rappresentare che Roma non è una città trasparente, Presidente, probabilmente si è persa nel film Balle spaziali. Il Movimento 5 Stelle voterà a favore di questo regolamento perché la trasparenza è nel nostro DNA e questo regolamento lo va completamente ad affermare. Grazie.